to Chicago! Allora, ieri eravamo talmente tanto affamati che non siamo riusciti a farvi vedere mentre mangiavamo la pizza. Quindi la battaglia era tra Armando's e Caprice. E secondo tutti noi ha vinto Armando's, perché era più, un po' più sottile, il condimento era più saporito, il costo era lo stesso, mi sembra $23 per 16 slice. Come si dice slice? Fette. 16 fettine di pizza. E niente, adesso siamo a Chicago, io e my brother. Stiamo andando a cercare the best Chicago pizza, perché Chicago è famosa per la pizza. E stiamo cercando la pizza più buona di Chicago. Allora, c'è stata consigliata questa Luma Natis, quindi adesso entriamo a provare la Deep Dish Chicago Pizza. Thank you. Ragazzi, questa pizza è una cosa spettacolare, squisita e molto saporita. Anzi, adesso vi faccio dare l'opinione dallo chef. What do you think, chef? Buonissimo, ragazzi. Perché? Eccezionale. Mette insieme, comunica due stili di pizza, il crunchy e il soft. Molto 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 deliziosa. Deep Dish nasce nel 1943, ma eccezionale, buonissima, buonissima da provare, ragazzi. Croccante la crosta, eh? La gente argentina, che la gente de Argentina, la gente de Sudamérica, la gente de España, la gente de todo el mundo que no habla este idioma, ¿no? Vamos, estamos en Chicago, una ciudad muy hermosa, muy muy hermosa, fantástica, y estamos caminando cerca del lago, cerca del river. ¿Cómo se dice river? ¿Cómo se dice river? Pero está bien guapo, y vamos a tomar una cosa después, ¿ok? Vamos, hacemos un cheers. Okay, right. I want to show this place, one second, it looks really really very nice. This is really cool. We can see the front of it. This is the NBC building in the city, which is kind of it looks almost like Rockefeller Center. Questo è il palazzo del NBC. Thank you. Everything about you. Oh, thank you so much. Federico, ci sei anche tu. Sei riuscito? Qua c'è gente che si rilassa. La statua di Jordan è queste parti, no! Patrick! There we go. There we go, that's your real name. That's my real name. I can smell the cappuccino. You can smell the, uh-huh. Uh-huh. Questa è la bandiera dell'Illinois. Chicago, Illinois. Chicago a destra, Illinois a sinistra. Allora, se fate un road trip, li vogliamo invitare a Traverse City, che c'è uno degli ristoranti migliori? Debs? Come? Vuoi invitarli a Traverse City, che c'è uno dei ristoranti migliori? E mai, ragazzi, capitasti in Traverse City, Michigan. Io lavoro in un ristorante chiamato Pepe Nero e Ballarò. Autentico 100% italiano. Siciliano, per essere più precisi. Venite. Vi aspettiamo mani aperte, a braccia aperte. A braccia aperte. A braccia aperte, ragazzi. Ma perché non siete qua a Chicago con noi? Non ho capito. No, seriamente, se andate per caso in Michigan e vi volete fermare a Traverse City, fatemi sapere che vi raccomando a mio fratello. E mio fratello si chiama Mikhail. Mio fratello si chiama Mikhail, chiamato Mika, con K. Ci piace la K in questa famiglia. Ci piace molto.
Coated with these like stainless steel, like almost like scales. And it kind of looks like a snake or a dick. Yeah. Oh, yeah. Here we go. Oh, we gotta go right here. She goes. Look at him. He's got everything he ever wanted. Yeah. Yeah, pa, pa. Yeah, pa. I don't know. Bye, bye. Hey, guys. Stiamo facendo una piccola pausa. Are we live again? We're not live, guys. Okay. We need the secret thing to be live. Oh, you need the secret thing to be live. Stiamo facendo un cocktail. We're just tired of e niente, una piccola pausa. Tra poco saliremo sul grattacielo più alto d'America. So, dopodiché andremo a cena in un posto che si chiama Girl on the Go, o almeno ci proviamo ad entrare, perché dicono che è buonissimo e c'è sempre la fila, è molto difficile entrare. E tutto qua. Thank you so much for your time. Thank you so much. Thank you so much for your time. Thank you. Guys, abbiamo trovato un Nutella caffè. Domani veniamo a fare colazione. Nutella. Elemento di disturbo. Are we live? Elemento di disturbo. Stiamo per salire al Willis, allo Sky Deck, 103 piani. Ci sono 45 minuti d'attesa. Abbiamo comprato i biglietti online, pagati $25 l'una. Transamerica Pyramid. 970 feet of the Yokohama Landmark Tower, Japan's tallest building. 1,062 feet of Paris's stunning Eiffel Tower. The Bank of China Tower in Hong Kong. 1,250 feet of the Empire State Building in New York. And now we're here, 103 stories up. Welcome to the top. It's been a good week. Fammene una da qua. Qua siamo al 103° piano e guardate un po' sotto. Oh, oddio ragazzi! Ho trovato un locale segreto qua a Chicago. Hanno aperto un Italy anche a Chicago e noi non ci siamo fatti mancare la colazione italiana. C'è anche un bar che fa solo i cannoni. Chicago, aperto da pochissimo. Entriamo insieme. Hi guys, entrando alla Nutelleria, vediamo cosa offre questa Nutella caffè. Hey! Yes.
what's the best thing you would recommend? Personally, I like the strawberry and banana crepe. Yeah. I like the buttermilk pancakes with strawberry and bananas. You can also choose the waffle with that. For paninis, I like the ham and egg croissant panini. Okay. And for dessert, I like the fruit with fondue. Okay. Allora, siamo dentro il primo Nutella Caffè del mondo, aperto il 31 maggio di quest'anno. Sto facendo un giro per vedere come è suddiviso. Che carino questa parte! Allora, qua al muro, come vedete, ci sono tutte scritte in bianco di Nutella. Questa è un'altra sala dove potersi sedere, mangiare o bere qualcosa. Poi c'è la parte principale. Spettacolo, 31 maggio. Hey guys, siamo venuti a provare uno dei migliori, se non il migliore, hot chili dog di Chicago. Questo posto chiamato Portillo's, che Chicago è famosa anche per hot dog. Oh, questo posto è super americano. 3:13 and 3:22. Guys, questo posto è super super americano. Dovete assolutamente venire a provarlo, o almeno a vederlo. Ci sono due piani. È proprio una location da film, bello bello bello, storico. Portillo's. Com'è? Questo sarebbe il chili dog. Chili dog. I got the chili dog. No, it's the Portillo's. Ah, Portillo's. Buono, eh? You go over here, yeah.